Eccoci, benvenuti a questo terzo incontro del corso biblico sulle donne nella Bibbia. E oggi abbiamo una donna. E niente, questa sera Suor Mariangela, Suor Mariangela ci porterà a conoscere la figura di Giuditta e la ringraziamo perché insomma è un'amica da tanto tempo, questo non vuol dire che ha tanti anni, però la conosciamo da tanto e quindi insomma è bello averla qui tra noi e ci aiuterà appunto spezzando con noi la parola questa sera, quindi la ringraziamo e buon ascolto. Grazie. Sì, ringrazio anch'io per la possibilità perché è sempre bello insomma, no? Ritrovarsi tra amici e ritrovarsi a parlare di qualcosa che conta, quindi è bello. So che qualcuno di voi si è fatto il percorso, ha già affrontato altre donne della Bibbia. Oggi siamo con Giuditta e la sua storia è narrata in un libro della Bibbia che porta il suo nome e che racconta come dire, la vittoria della fede su un acerrimo nemico che contrasta l'identità del popolo di Israele, e questa vittoria viene proprio per mezzo di una donna che si chiama Giuditta. Quindi questo è il libro. Prima di passare a leggere qualche capitolo del testo, facciamo un pochino uno studio. So che state facendo un corso, quindi qualche notizia sul libro che porta il nome di Giuditta. Il libro si può dividere in tre parti, così vi racconto anche un po' la storia, perché magari non tutti la conoscono e poi faremo riferimento a quello che ascoltiamo in sintesi. Nei primi tre capitoli viene descritto un re, Nabucodonosor, re degli Assiri, che ha delle mire espansionistiche, come dire, esorbitanti, dopo una grande vittoria promette di vendicarsi di tutti quei popoli che non hanno accettato di allearsi con lui. Qualche popolo preso dalla paura capitola, solo Israele resiste con la forza della fede, e mentre tutti gli altri appunto cedono alla paura della potenza di Nabucodonosor. Nella seconda parte, la prima parte prende i primi tre capitoli, la seconda dal capitolo 4 al capitolo 8, c'è tutto il, come dire, la furia di Nabucodonosor che appunto mette in atto la sua vendetta contro i popoli che non si sono alleati con lui, e lo fa tramite un generale che è Oloferne, che prende il comando del suo esercito. E la vendetta è grande, a Oloferne viene anche consigliato da parte di una ammonita che si chiama Achior, che poi incontreremo in altra parte, no? Di non attaccare il popolo di Israele, perché gli dice: guarda che io conosco la storia del popolo di Israele e ogni volta che è fedele al suo Dio è proprio inattaccabile, non vale la pena attaccarlo. Invece quando è stato idolatra, quando si è allontanato dal suo Dio, allora lì sì è diventato fragile, allora lì si poteva attaccare, ma adesso guarda che in un periodo in cui lui è fedele al suo Dio è meglio lasciarlo stare, no? Per questo Achior viene mandato fuori dall'esercito assiro, no? Di cui era alleato, e viene mandato al campo, viene buttato fuori, raccolto da Israele, e poi vabbè, vedremo un po' come va avanti la storia, perché Achior sarà preso in grande considerazione, arriverà fino a convertirsi, ecco, però di fatto. E mentre nella terza parte, ultima parte, vabbè, c'è tutta l'azione di Giuditta, di Giuditta che entra in azione, esorta il popolo a rimanere fedele al suo Dio e promette la liberazione, con la forza di Dio promette la liberazione.
di fatto con uno stratagemma entra nel campo degli Assiri, riesce con la sua bellezza ad abbindolare, letteralmente ad abbindolare Oloferne, gli taglia la testa e con la testa in mano ritorna a Betulia, ritorna dal suo popolo e così va bene, insomma, gli Assiri appena si accorgono, macello, l'esercito assiro parte in ritirata, il popolo Israele li raggiunge, va bene, comunque la vittoria di Israele sugli Assiri. Circa l'autore di questo libro, di per sé l'autore è ignoto, però ci sono delle caratteristiche ben precise di questo autore. Sicuramente conosce molto bene la Bibbia, perché nel suo racconto fa riferimento, o perché riporta parti di altri testi, o perché proprio ne fa riferimento ad altre storie raccontate nella Bibbia. Se voi leggete il libro dei Giudici, il capitolo 4 e 5, se uno ha voglia poi di andarsene a riprendere, la storia di Deborah e di Giaele, come dire, ripete pari pari, con altre dinamiche, ma ripete la storia di Giuditta. L'autore è anche un grande artista, è un grande artista perché è una narrazione che ha, come dire, una progressione, una drammaticità e una, come dire, un'organicità particolare. È molto bello lo sfondo perché inizia nella... lo sfondo è il mondo, le mire espansionistiche di Nabucodonosor che vogliono raggiungere il mondo intero, poi il racconto si restringe nella piccola Betulia dove c'è il popolo di Israele che sta resistendo agli Assiri e poi si allarga da Betulia, la storia riparte, si allarga fino a Gerusalemme dove viene l'eco della vittoria e della pace. Eccellente è anche il suo modo di presentare i contrasti, è un ottimo narratore perché è bello, no? se poi riprenderete il libro, sono 16 capitoli, no? Lo riprenderete, si legge anche velocemente, vi accorgete come di fronte alla potenza di Nabucodonosor c'è questa grande superbia del re Nabucodonosor che viene messa in contrasto con la potenza di Yahweh, no? L'arroganza di Oloferne con la semplicità di una donna, la mancanza di fede di Israele e la fede di Giuditta. Ci sono tutti questi contrasti all'interno del testo, come dire, posti lì con una sapienza narrativa particolare. Per quanto riguarda il tempo della scrittura del testo, si pensa dal contenuto teologico che il tempo della stesura sia alla fine, verso la fine del secondo secolo, inizio del primo, ma verso la fine del secondo secolo. Perché questo? Perché la storia, questa minaccia nei confronti del popolo di Israele, questo bisogno di liberazione, riprende quello che in quel periodo storico stava succedendo. Io non so cosa conoscete un po', adesso due parole proprio per dire il momento storico che stava vivendo il popolo di Israele. Ne ha passate tantissime il popolo di Israele. Tra queste si trova ad avere a che fare a un certo punto anche con l'incontro con l'ellenismo. Alessandro Magno arriva e porta con sé tutta la sua cultura e anche quello che è il sincretismo religioso. No, cosa vuol dire? Vuol dire che a me fa pensare un minestrone, no? Nel senso che va bene, tu lo chiami Zeus, io lo chiamo con un altro nome, in Babilonia lo chiamano così, in Egitto, ok, va bene, insomma, no? Questa è una grande minaccia per il monoteismo di Israele che resiste, però, no? All'inizio resiste potentemente, fin quando arriva quella dinastia dei re della Siria, no? I Seleucidi, che ad un certo punto figlio di uno di questi comincia a portare via tutti i beni, faccio così un po' a storiella,
incomincia a portare via tutti i beni del Tempio perché ha problemi economici, no? Quindi portiamo via un po' di cose dal Tempio e beni. E allora qui il popolo di Israele comincia ad avere qualche problema, no? Prima andava tutto bene, c'era libertà religiosa, resiste, com'è? No, cosa succede qua? Sta succedendo qualcosa. E incominciano, no, un po' a dividersi al loro interno. Chi si mette un pochino più dalla parte del sincretismo, chi invece no, assolutamente no. Fin quando succede che uno degli Antioco prende e con un decreto dice che viene abolita ogni libertà religiosa. No, a quel punto la religione diventa la religione di Stato e la legge è quella dello Stato. A questo punto Israele va in crisi e letteralmente si divide in due. Quelli che passano dalla parte abbandonano il monoteismo, no? E quelli che invece resistono con la lotta. E tra quelli che resistono ulteriormente si dividono in due. Quelli che si aspettano che Dio intervenga, farà qualcosa di potente, no? Se Dio è grande, Dio è potente, farà qualcosa, verrà qua e ci libererà da questi qua, ci restituirà la nostra libertà. E invece quelli che, come i Maccabei, siamo in questo tempo, dicono no, va bene, la fede deve trovare spazio in un'azione di liberazione, no? Per cui intraprendono una guerra santa, in cui con la forza della fede, no? Con l'aiuto di Dio, riescono a recuperare l'autonomia che avevano perso. Questo, se sentite un po' già dalla storia, ricopia un po' la storia di Giuditta, dove c'è un pericolo che incombe, il pericolo che vuol portare via la mia identità, no? Le cose in cui credo, le cose che fanno me, no? E che invece attraverso l'intervento di Giuditta, che con la forza di Dio riporta Israele alla sua libertà. Per questo si dice che il libro dovrebbe essere stato scritto intorno alla fine del secondo secolo, che è questo periodo storico che vi ho appena così tratteggiato. Il libro di Giuditta per molto tempo è rimasto tra i libri di cui è stata dubbia l'appartenenza al canone, no? Voi sapete che c'è un canone che riconosce i libri ispirati, no? La parola di Dio. Questo motivo, il motivo è che del libro di Giuditta si è ritrovato solo il testo greco, no? Perché è nato nel contesto in cui Israele si sviluppava all'interno del mondo ellenista, no? E allora gli ebrei Israele che di lingua ebraica non ha riconosciuto questo libro, mentre è stato accolto poi dai cristiani. E così è successo che per quelli di lingua ebraica è rimasto semplicemente un libro, una novella edificante a cui si faceva volentieri riferimento per un racconto che fa bene. Ma da qui a dire che era un libro ispirato, ok. È un libro, è una narrazione storica? Allora, il racconto si presenta in veste storico-narrativa, con una narrazione che ha le caratteristiche di una storia. Ma si danno dei tempi precisi, si danno dei nomi precisi di re, c'è una geografia, personaggio, una geografia, un tempo. Però quando uno legge con un po' d'attenzione non può non rimanere perplessi, cioè si rende conto che qualcosa non va. Un esempio. Nabucodonosor viene descritto come il re degli Assiri che abita a Ninive. E sì, però Nabucodonosor fu re di Babilonia fino al VI secolo a.C. Qui siamo un altro tempo. E Ninive, cioè la Siria, domina in Oriente fino al VII secolo.
verrà distrutta dal padre di Nabucodonosor. Capite che ci sono delle discrepanze storiche, no? Non coincidono le cose. Lo stesso Oloferne ha un nome che è un nome persiano, e non si capisce perché un persiano deve comandare un esercito assiro. Il ritorno dall'esilio babilonese viene descritto come qualcosa che è appena accaduto, come un fatto abbastanza recente, quando invece nel racconto il tempio è già stato ricostruito e il culto è già, come dire, avanzato, è già praticato bene, insomma. Il nome di Giuditta compare una sola volta nel Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento, ed è un nome legato a una straniera. Allora si capisce bene che questo nome non può essere dato a una donna giudaica ed è quindi un nome simbolico. Giuditta, la Giudea, è colei che rappresenta il popolo di Israele. Non è una figura realmente esistita. La città di Betulia è sconosciuta. Sembra evochi la parola Betel, che significa casa di Dio. E ancora, alcune usanze che rituali, la stessa pietà di Giuditta, che viene descritta nel libro, e appartiene ad epoche che sono posteriori. Per cui, ecco, leggendo si notano queste cose che fanno dire, ma forse, sicuramente, l'intento dell'autore non è quello di fare una narrazione storica, ma è quello di costruire con del materiale, come dire, che aveva tra le mani, che era quella Bibbia che lui conosceva bene, rielaborata in un modo nuovo, una novella, un racconto edificante, che però non ha nulla di storico. Allora si capisce che se non siamo nell'ordine di una narrazione storica, anche i personaggi acquistano, adesso dico una parolona, un valore metastorico, che vanno al di là del tempo e del luogo, cioè un valore universale. Allora Oloferne e il buon Nabucodonosor non rappresentano Nabucodonosor e Oloferne, ma rappresentano tutta la potenza pagana, antidivina, che è possibile incontrare. Giuditta rappresenta e personifica la fedeltà a Dio, e la forza che dà la fedeltà a Dio. E il dramma in gioco in tutta la narrazione non è politico, ma è religioso. E dunque, ripercorrendo il testo, si ritrovano quei valori perenni che caratterizzano il popolo di Dio e caratterizzano anche noi, in quello che ci definisce come appartenenti al nostro Dio. Alcuni di questi valori perenni che questo libro ci consegna. Beh, certamente una lettura teologica della storia. Leggendo il libro di Giuditta uno si accorge che Dio c'è e opera, e la sua opera è un'opera di liberazione, perché si affida a lui, ovviamente. E il vero signore della storia non è Nabucodonosor. Questa è la lettura teologica della storia. Dio salva e interviene nella storia mediante l'azione di uomini. E mediante l'azione di uomini che si affidano a lui, però mediante l'azione di uomini. Ancora un altro valore perenne è che le sventure, tutto ciò che mi può capitare di male, il male in tutte le sue forme, non sono mai un castigo, ma sono una prova che allena la mia fede. Il libro di Giuditta dice, allora qual è l'atteggiamento giusto? Lo vedremo, poi una delle caratteristiche che Giuditta insegnerà. L'atteggiamento giusto di fronte alla prova è ringraziare il buon Dio. Ringraziare il buon Dio perché mi dà la possibilità
di allenare la fede in te. Ancora, un valore che il libro di Giuditta ci consegna è che la salvezza è universale. Il buon Achior, che consiglia a Oloferne di non attaccare Israele perché è in un momento di buona con Dio, c'è un momento di fedeltà, e che viene poi buttato fuori dagli assiri, dal campo assiro, e viene raccolto da Israele e tenuto in grande considerazione per la sua anche rettitudine, capacità di lettura teologica della storia, e poi si convertirà addirittura. Il buon Achior è un ammonita, e il libro del Deuteronomio, se vi interessa, al capitolo 23, al versetto 4, dice così: l'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità del Signore. Interessante, e Achior è un ammonita. Achior è un ammonita che fa parte, che è alleato con l'esercito assiro, no? Ma il libro va contro, apre a una salvezza che è universale. Ultimo valore, come dire, che ci consegna, universale, che ci consegna, è una certezza. Anche la vita di fede ha il suo combattimento. Non è Padre nostro, preghiamo, liberaci dal male, no? Ecco. La vita di fede ha un suo combattimento, comporta un combattimento, il male c'è, e tutti in vari modi ne facciamo l'esperienza. Giuditta è colei che esce dal combattimento contro il potere del male con la forza della fede. Questo è qualcosa che ci viene consegnato dalla lettura di questo testo. A questo punto passiamo alla lettura di qualche capitolo, interrogandolo così, questo libro. Se è vero che non è un libro storico, e che l'unica storicità è il tempo che Israele sta vivendo di contrasto, c'è qualcosa che minaccia la sua, come dire, la sua integrità. C'è uno stile di vita senza Dio, uno stile di vita senza Dio, che non potremmo dire uno stile secolarizzato, si dice, no? È un mondo secolarizzato, ce lo diciamo. È un mondo secolarizzato che minaccia l'identità di Israele. Ora, questo niente di nuovo sotto il sole, no? Però vediamo un pochino cosa Giuditta, come dire, ci racconta e ci consegna nel suo stile che contrasta il mondo secolarizzato, no? Cosa ci consegna? Cosa può diventare anche per noi, come dire, questo valore universale che lei ci viene a consegnare con la sua storia? Partiamo però dal considerare prima il mondo in cui si muove la storia di Giuditta, così come viene descritto nel libro, quindi lo stile di vita secolarizzato. Io leggo adesso dal capitolo 1, versetto 11, per chi ha la Bibbia, al capitolo 2, versetto 3. Magari le traduzioni potrebbero essere, però questo è il testo. Ma gli abitanti di tutte queste regioni disprezzarono l'invito di Nabucodonosor, re degli Assiri, e non volevano seguirlo nella guerra, perché non avevano alcun timore di lui, che agli occhi loro era come un uomo qualunque. Essi rimandarono i suoi messaggeri a mani vuote e con disonore. Allora Nabucodonosor si accese di sdegno terribile contro tutte queste regioni e giurò per il suo trono e per il suo regno che si sarebbe vendicato, devastando con la spada i paesi della Cilicia, di Damasco, della Siria, tutte le popolazioni della terra di Moab, gli Ammoniti, tutta la Giudea e tutti gli abitanti dell'Egitto, fino al limite dei due mari. Quindi marciò con l'esercito
contro il re Arfaxad nel 17° anno e prevalse su di lui in battaglia, travolgendo l'esercito di Arfaxad con tutta la sua cavalleria e tutti i suoi carri. Si impadronì delle sue città, giunse fino a Ecbatana e ne spugnò le torri, ne saccheggiò le piazze e ridusse il suo splendore in ludibrio. Poi sorprese Arfaxad sui monti di Ragau, lo trafisse con le sue lance e lo tolse di mezzo per sempre. Fece quindi ritorno a Ninive con tutto l'insieme delle sue truppe, che era una moltitudine infinita di guerrieri, e si fermò là, egli e il suo esercito, oziando e banchettando per 120 giorni. Nell'anno 18°, il giorno 22 del primo mese, corse voce nel palazzo di Nabucodonosor, re degli Assiri, che egli avrebbe fatto vendetta contro tutte quelle regioni, come aveva detto. Radunò tutti i suoi ministri e tutti i dignitari, tenne con loro consiglio segreto e decise egli stesso la distruzione totale di quelle regioni. Essi decisero di sterminare tutti quelli che non si erano allineati con l'ordine da lui emanato. Un passo del libro della Bibbia, di questo libro, che descrive in modo preciso un mondo, uno stile di vita, sicuramente un mondo diviso, dove c'è chi domina e chi è dominato, c'è un potente e ci sono quelli che sono asserviti, sottomessi. Le relazioni sono improntate alla forza, alla paura, alla difesa. Beh, incontrare uno come Nabucodonosor, così come è descritto, non è che ti viene proprio voglia di dire ma che bella compagnia, insomma, ecco. E quindi occorre, come dire, di fronte a una potenza che sembra inattaccabile, invincibile, difendersi. Uno c'ha paura, si difende. E l'uomo deve pensare alla propria salvezza, perché se tu non ti difendi, nessun altro ti difende. Devi pensare tu a portare a casa la tua pelle. Si è obbligati a difendersi per sopravvivere. E in un mondo senza Dio non esistono fraternità e servizio. Le relazioni, le alleanze, anche le alleanze, sono dettate dall'interesse. Io mi alleo con te perché tu servi a me, perché servi al mio progetto. E qui si capisce vale la forza che uno esprime, insomma, per vincere sugli altri. E chi come Nabucodonosor non si sente preso in considerazione, abbiamo letto prima, agli occhi loro era come un uomo qualunque, dice il testo. E chi non si sente preso in considerazione è chi non si sente nessuno agli occhi degli altri e medita la vendetta. È tradotto, vuol dire aspetta che ti faccio vedere io chi sono. Tu non mi consideri, adesso ti faccio vedere io chi sono. C'è anche la gioia in un mondo così, Non so se avete, perché quando si ascolta a volte, dice così il testo, si fermò là, dopo tutta la distruzione, oziando e banchettando per 120 giorni. Allora, è una gioia smisurata, ma da che cosa deriva? Dall'aver distrutto gli altri. L'esito di una vendetta. Questo è il mondo senza Dio. Fin qui il libro non lo nomina mai. Queste sono le relazioni che un mondo senza Dio mette in gioco con se stessi e con gli altri. Giuditta, dentro questo mondo secolarizzato, un modello
quello alternativo. Allora ricordo un pezzo della storia perché è tratto del libro che leggeremo al capitolo 8, fa riferimento alla storia precedente. Allora l'esercito di Oloferne avanza, occupa le sorgenti d'acqua del popolo di Israele a Betulia, che è anche l'ingresso strategico per raggiungere Gerusalemme. Israele, stremato di sete e di fame, implora i suoi capi: per favore cedete, fate qualcosa, e il popolo, alcuni capi dicono: aspettiamo un attimo, diamo il tempo a Dio 5 giorni, magari il testo dice: coraggio fratelli, resistiamo ancora 5 giorni, durante il quale il Signore nostro Dio ci userà ancora misericordia, se no capitoleremo anche noi, come voi state chiedendo. Il popolo non ce la fa più e in questo momento entra in gioco Giuditta. Leggo il capitolo 8, i primi 8 versetti. In quei giorni Giuditta venne a conoscenza di questi fatti. Il suo popolo non ce la fa più. Era figlia di Merari, figlia di Os, figlio di Giuseppe, figlio di Oziel, figlio di Chelchia, figlio di Anania, figlio di Gedeone, figlio di Raffaim, figlio di Achtob, figlio di Elia, figlio di Chelchia, figlio di Eliab, figlio di Natanael, figlio di Salamiel, figlio di Sarasadai, figlio di Israele. Suo marito era stato Manasse, della stessa tribù e famiglia di lei. Egli era morto al tempo della mietitura dell'orzo e Giuditta era rimasta nella sua casa in stato di vedovanza ed erano passati già 3 anni e 4 mesi. Si era fatta preparare una tenda sul terrazzo della sua casa, si era cinta i fianchi di sacco e portava le vesti della sua vedovanza. Da quando era vedova, digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati e i sabati, le vigilie dei nuovi luni e i nuovi luni, le feste e i giorni di gioia per Israele. Era bella di aspetto e molto avvenente nella persona. Inoltre, suo marito Manasse le aveva lasciato oro, argento, schiavi, schiave, armenti, terreni che ora continuava ad amministrare. Né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché ella aveva grande timore in Dio, timore di Dio. Giuditta è anzitutto descritta nel testo come figlia di, avete sentito tutti quei nomi lì un po' strani, no? Figlia di. E l'essere figlia vuol dire guardare a se stessi dentro un'appartenenza, dentro una fitta rete di relazioni, di cui c'è anche la famiglia all'inizio. Vuol dire sapere che uno non si è fatto da solo, e che ci sono volti conosciuti e sconosciuti che fanno la mia storia, che mi portano ad essere quella che sono, che fanno la mia storia di famiglia, che mi fanno anche la mia storia di credente, perché in quei volti Dio mi raggiunge e la fede mi consegna una comunità. Già questo primo tratto di Giuditta viene a dirci questa cosa, che un uomo, una donna, in relazione con Dio si pensa sempre dentro una relazione che è comunione, che è fraternità. E la relazione con Dio non è mai sradicata dalla mia storia. Porta i volti della mia storia, porta tutta la ricchezza della mia storia e porta anche i limiti che la mia storia è. Non per niente di Giuditta viene detto anche che suo marito era stato Manasse. Manasse era il re, immagine della distruzione di Israele. Lui aveva portato gli dei di Babilonia nel tempio, si era dato alla magia,
aveva sacrificato la vita di alcuni figli, aveva ucciso i profeti, quindi non proprio, come dire, un santo, ecco, onorato sugli onori degli altari. Eppure questo fa parte della storia di Giuditta, infatti sì, appunto, suo marito era stato Manasse, rappresenta il limite, la povertà, che però, cosa ci dice però? Che l'iniziativa di Dio non si smarrisce, il limite e la povertà non smarriscono la cura che Dio ha per il suo popolo. E la cura e l'iniziativa di Dio mi raggiungono proprio dentro il mio limite, che fa la mia storia. Prima caratteristica, quindi figlia di. Figlia di, e poi si dice anche che era vedova. E come vive la sua vedovanza? Non so se vi siete accorti dove abitava. Si era fatta preparare una tenda sul terrazzo di casa sua. E uno dice, porca miseria, con tutto quello che ti ha lasciato tuo marito, lì ci sono due righe per dire cosa gli aveva lasciato. Suo marito le aveva lasciato oro, argento, schiavi, armenti, terreni, che ora continuava ad amministrare. E vive in una tenda sul terrazzo. Se non le manca niente, significa che questa scelta è espressione di una sua libertà. Non è qualcosa che lei sceglie. Perché lo sceglie? Beh, la tenda è l'abitazione del popolo di Israele quando ancora era in giro per il mondo, no? Quando non aveva ancora una terra, una casa. E la tenda descrive un popolo in pellegrinaggio. Ecco, Giuditta con questa scelta vuole proprio dire questo. Attenzione, perché noi siamo su questa terra, ma su questa terra siamo pellegrini e la nostra casa è altrove. C'è un oltre per cui siamo fatti. Io lo dico così, vivendo sotto la tenda, guardando alla mia vita come un pellegrinaggio, dove tutto è relativo, anche l'abitazione. Credo che ciascuno di noi sperimenti, no? Il retrogusto che si muove dentro di noi quando facciamo diventare ciò che è relativo assoluto. Giuditta questa cosa l'aveva ben presente, la storia di Giuditta questa cosa l'aveva ben presente e l'autore ce lo rimanda così, no? Presentando Giuditta che vive sotto una tenda. Ma ancora non solo vive sotto una tenda, ma digiunava tutti i giorni. Che cosa ha a che fare con una scelta di vita, il digiunare tutti i giorni? Cosa ci dice di una persona così? O meglio, io mi sono chiesta, ma la passione per la gola, cioè l'ingordigia, può diventare un modo di vivere? Allora sono andata a prendere i padri del deserto, sapete quelle storielline belline, no? Che ci insegnano, interessantissime, ce n'è una che dice così. Un fratello chiese ad un anziano, come posso custodire il mio cuore? L'anziano gli dice, come possiamo custodire il nostro cuore se sono aperti la bocca e il ventre? Come dire, non si può custodire il cuore se noi non ci preoccupiamo di custodire i nostri sensi. E una bocca senza custodia è una porta aperta per far diventare mio sempre più vorace, per fargli prendere sempre più spazio, per farlo diventare signore della nostra vita. Allora, anche con questa scelta di digiuno, Giuditta sta dicendo, certo che tutto è relativo e ciò che ci nutre è altro. Non abbiamo fame solo di cibo,
la nostra vita ha bisogno di altro per essere nutrita. Il vero nutrimento della nostra esistenza è altrove. Beh, Gesù poi ci dirà: non di solo pane vive l'uomo, no? E nel dialogo tra Marta e Maria, no? nel racconto materiale, una cosa sola è necessaria, no? La parte migliore, vabbè. Quindi, con la scelta di abitare sotto la tenda e digiunare, Giuditta sta, come dire, professando la sua libertà e la sua fede. E con questo possiamo anche dire che Giuditta sta vivendo la sua vedovanza non come qualcosa di subito, che gli cade addosso, e la sta scegliendo come possibilità di vivere appieno la sua relazione con Dio. Anzi, come il luogo in cui la sua fede può essere vissuta e fatta crescere appieno. Se dovessimo usare un termine per descrivere Giuditta con queste caratteristiche, un termine che si usa nel Nuovo Testamento, si potrebbe dire che Giuditta è vergine, perché questa piena appartenenza a Dio, questa piena libertà nei confronti di se stessa, dei beni, del futuro, è espressa con questa parola, insomma, no? Diciamo, è lo stile di vita di una vergine, di chi ha fatto dell'appartenenza a Dio la sua totalità. Continuiamo a leggere il testo perché c'è qualcos'altro che ci viene descritto dello stile di vita, della caratteristica di questa donna. Sono al capitolo 8, versetto 9. Leggo dal versetto 9 al versetto 33. Un po' lunghino, ma ci serve. Venne dunque a conoscenza delle parole esasperate che il popolo aveva rivolto al capo della città, perché erano demoralizzati a causa della mancanza d'acqua. E Giuditta seppe anche di tutte le risposte che aveva dato loro Ozia e come avesse giurato loro di consegnare la città agli Assiri dopo 5 giorni. Subito mandò la sua ancella, che aveva in cura tutte le sue sostanze, a chiamare Cabri e Carmi, che erano gli anziani della sua città. Vennero da lei e disse loro, ed ella disse loro: ascoltatemi, capi dei cittadini di Betulia, non è un discorso giusto che oggi avete tenuto al popolo? E quel giuramento che avete pronunziato e interposto tra voi e Dio di mettere la città in mano ai nostri nemici se nel frattempo il Signore non verrà in nostro aiuto? Chi siete voi, dunque, che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di Lui in mezzo ai figli degli uomini? Certo, voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non comprenderete niente, né ora né mai. Se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte queste cose, e conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni? No, fratelli, non provocate l'ira del Signore nostro Dio. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, Egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere dai nostri nemici. E voi non pretendete di ipotecare i piani del Signore nostro Dio, perché Dio non è come un uomo a cui si possono fare minacce, né un figlio d'uomo su cui si possono esercitare pressioni. Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da Lui. Supplichiamolo che venga il nostro aiuto e ascolterà il nostro grido se a Lui piacerà. Noi non riconosciamo altro Dio fuori di Lui e per questo speriamo che Egli non trascurerà noi e neppure la nostra nazione. Dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli che la loro vita dipende da noi, che le nostre case sante, il Tempio e l'altare poggiano su di noi. E per tutti questi motivi ringraziamo il Signore nostro Dio che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo.
quali prove ha fatto passare a Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Siria quando pascolava le gregge di Labano, suo zio materno. Certo, è come ha passato al crogiuolo costoro con il solo scopo di saggiare il loro cuore, così ora non vuol fare vendetta di noi, ma è a scopo di correzione che il Signore castiga quelli che gli stanno vicino. Ascoltatemi. Voglio compiere un'impresa che verrà ricordata di generazione in generazione ai figli del nostro popolo. Voi starete di guardia alla porta della città questa notte, io uscirò con la mia ancella e dentro quei giorni, dopo i quali avete deciso di consegnare la città ai nostri nemici, il Signore, per mano mia, salverà Israele. Quella libertà che Giuditta vive nei confronti del mondo, considerando tutto relativo, quello, la tenda, il digiuno, non la porta però a isolarsi dalla storia del suo popolo, dalla storia che vive. Anzi, la prende su di sé e la prende su di sé, come avete ascoltato, con uno stile di servizio. Con uno stile che la fa madre, ed è madre quando gioca una vita che si spende per gli altri, lo fa con i piedi ben per terra, c'è un bisogno, mi metto in gioco, e lo faccio però sapendo che sono fragile, questa cosa lo sa bene e per questo dice, ho i piedi ben per terra, ma so che su questa terra, che in questa terra abita la grazia del buon Dio, e in questo io ho fiducia. E quindi diventa uno strumento nelle sue mani. Infatti dice, il Signore per mezzo mio salverà Israele, il Signore. E alla fine della sua impresa dirà, nel capitolo 13, lodate Dio, lodatelo, lodate Dio perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa di Israele, ma in questa notte, per mano mia, ha colpito i nostri nemici. E queste sono le parole chiare di chi sa che Dio opera e che lui rimane solo uno strumento nelle mani di Dio. E questo è molto liberante per Giuditta, ma è molto liberante anche per noi. Sapere che nella nostra fragilità, nella nostra povertà, opera la forza di Dio. Giuditta è anche madre quando aiuta gli altri a far maturare la loro fede. Mi ricorda molto il brano del Vangelo in cui Gesù si accosta ai discepoli di Emmaus. Vi ricordate? Si accosta, cammina con loro, li fa un po' parlare e poi gli apre la loro mente all'intelligenza delle scritture, fa la lettura teologica della realtà e di quello che sta succedendo. Giuditta fa un po' così con i suoi concittadini, si sente coinvolta, fa proprio la situazione, si mette vicino a loro, prende il loro passo, però non li tiene lì, non fa la mamma chioccia che dice vabbè proteggiamoci qua, non prendiamo freddo, cerchiamo di difenderci dai nemici, mangiamo bene, no, non fa la mamma chioccia che custodisce e basta, no, li rilancia e li apre a comprendere che qual è il disegno di Dio dentro quella situazione. Quando gli dice perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da lui e supplichiamolo che venga il nostro aiuto e ascolterà il nostro Dio se a lui, e il nostro grido se a lui piacerà. E lo stile del credente è lo stile di chi non cerca di portare Dio nei suoi progetti, ma si muove per entrare nel progetto di Dio. Questo è il senso del discernimento. Giuditta li prende per mano e gli dice venite con me, vediamo cosa Dio vuole da noi, cosa Dio sta scrivendo dentro la nostra storia. Ed è madre anche
quando suggerisce ai suoi interlocutori degli atteggiamenti di fondo della vita di fede. Suggerisce la testimonianza. Lei dice: non riconosciamo altro Dio e per questo speriamo che non ci trascurerà mai. Abbiamo la speranza, testimoniamo la speranza. E madre, quando suggerisce loro nel tempo della prova il ringraziamento, per tutti questi motivi ringraziamo il Signore che ci mette alla prova come ha già fatto con i nostri padri. E madre anche quando suggerisce, madre della fede, quando suggerisce anche la memoria come atteggiamento credente e dice: ricordatevi quando ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare Isacco, ricordatevi. Vado verso la conclusione, così tiriamo un sospiro di sollievo. Allora, Giuditta fino qua abbiamo detto che è figlia, vergine e madre. E questo già ci dice tanto del suo stile. Ma c'è una caratteristica che attraversa tutto il libro di Giuditta e che a me sembra che sintetizzi tutte queste caratteristiche, sintetizzi bene la figura di Giuditta. Al capitolo 8, versetto 7, però in altre parti del testo, se andate a leggere lo ritrovate, si dice: era bella d'aspetto e molto avvenente nella persona, un miracolo di bellezza, tutti erano ammirati della sua bellezza. Giuditta è bella. È una bella donna, ok? Il fisico va bene, no? Anche l'occhio vuole la sua parte, no? Si dice, ok? Ma credo che ci sia di più. Quello che questo libro ci consegna è la bellezza di una vita attraversata dalla fede. È lo splendore che la fede consegna alla vita, all'umanità. Una figura così è sicuramente molto bella. Lo stile credente fa bella la vita. E mi viene da concludere così, insomma, lasciamo che questa bellezza prenda anche la nostra vita. E anche di noi si possa dire: va che bella vita, o meglio, va che bella la vita di una persona che crede in Dio, che è in relazione con Dio. E questo sarà il regalo che questo libro, mi sembra che sia il regalo che questo libro ci fa, e ci restituisce. Godiamolo. Va bene, grazie, perché a me sembra che siamo entrati in questa parola, in questa lotta spirituale con molta delicatezza, mi viene da dire, e quindi secondo me dobbiamo meditarci sopra, insomma, cioè, e quindi l'ultimo consiglio dei padri della Chiesa era quella della dormizio, cioè dormiamoci sopra e portiamola nel cuore, e quindi buonanotte, ci vediamo settimana prossima.